Il mondo dei Bitcoin è tanto affascinante quanto complicato e se sei un investitore alle prime armi è veramente facile che tu possa fare almeno un errore. Errori che possono essere del più disparato tipo e possono anche portare gravi conseguenze. Un esempio, acquistare o vendere al momento sbagliato, ma questo forse è il meno peggio. Utilizzare un exchange oppure un broker con commissioni elevatissime o peggio ancora truffaldino, che ti fa sparire tutti i soldi. Non avere una strategia di lungo termine di gestione del tuo portafoglio investimenti, oppure non conoscere le giuste pratiche di sicurezza per lo stoccaggio e la conservazione dei propri Bitcoin nel tempo. Lo scopo del video di oggi è proprio andare a superare tutte queste problematiche, dandoti tutte le basi che ti servono per iniziare, partendo da zero, a investire in Bitcoin in totale sicurezza e utilizzando un metodo ed una strategia efficaci anche nel lungo periodo. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Toccheremo quindi tutti i punti indispensabili: pianificazione e strategia dell'investimento, scelta dell'exchange sul quale operare in maniera sicura e a minime commissioni e detenzione in totale sicurezza dei propri Bitcoin. Ci saranno molte cose di cui parlare, quindi iniziamo subito. Iniziamo con la domanda più importante che bisogna farsi, che purtroppo spesso viene completamente trascurata. La domanda è: quanto posso permettermi di investire? Per rispondere a questa domanda ci dobbiamo fare un piccolo bilancio personale, un po' i conti in tasca, ovvero capire quali sono le nostre entrate, quali sono le nostre uscite, andare a pensare a che cuscinetto di liquidità detenere sul nostro conto per affrontare eventuali spese variabili. Questo ovviamente è un conto ridotto all'osso, abbiamo dedicato un video interamente a questo argomento e magari ve lo lascio qua in alto a destra se volete approfondire di più questo discorso del bilancio e queste entrate uscite una a una. Quello che rimane in sostanza tra le varie uscite e le entrate è un extra, chiamiamolo così, e questo extra lo possiamo dedicare all'investimento. Non conviene assolutamente, in particolare se si ha una situazione di iperindebitamento, se si deve affrontare spese molto elevate e si sa che le si deve affrontare, andare a esagerare con l'investimento, perché è molto bello, ma quando poi c'è bisogno di liquidità, ci tocca vendere in maniera prematura il nostro investimento, non rispettando quindi il suo orizzonte temporale, e andiamo incontro quindi a potenziali performance negative ed effetti anche psicologici spiacevoli. Quindi investire ciò che non ci serve nella nostra vita e nella nostra quotidianità, un piccolo salvadanaio. Questo discorso non è specificamente pensato su Bitcoin, ma è pensato sulla totalità del nostro portafoglio investimenti, perché il secondo punto fondamentale è proprio questo: come voglio costruire il mio portafoglio investimenti? Questa pratica si chiama asset allocation, ovvero prendere il nostro portafoglio investimenti e pensare: io il 20% lo voglio in Bitcoin, il 60% lo voglio in stocks e il 20% lo voglio in oro. Sto dicendo cose completamente a caso. E quindi lavorare per avere un portafoglio strutturato esattamente come da programma. Non è possibile improvvisare l'asset allocation, perché il risultato sarebbe avere un portafoglio fuori controllo. In maniera concreta, questo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente tenere una contabilità di base dove ci poniamo un obiettivo, mettere in atto una strategia che mi permetta di andare ad accrescere il mio portafoglio mese dopo mese, anno dopo anno, mantenendo sempre queste stesse proporzioni. Al fine di mantenere queste proporzioni, praticheremo il ribilanciamento periodico che andiamo a vedere più avanti, perché è un punto un pelino più complicato, ma come vedrete estremamente utile per tenere bilanciata la performance del proprio portafoglio anche quando si vanno a incamerare degli asset particolarmente volatili come possono essere Bitcoin o peggio ancora le altcoins. Riguardo a Bitcoin e alle altcoins, io mi sento di fare un appunto. Ricordatevi che sono un investimento in ogni caso ad alto rischio e ad alta volatilità, e anche se tutti noi crediamo tantissimo, io per primo, in Bitcoin, ripeto, io per primo non detengo più del 20% del mio portafoglio investimenti in Bitcoin proprio perché sono consapevole dell'estrema volatilità di quest'ultimo. Un'altra domanda importantissima da farsi è: qual è la mia propensione al rischio? Se la mia propensione al rischio è particolarmente alta e devo esserne consapevole, allora potrò permettermi anche di allocare una percentuale maggiore del mio portafoglio in Bitcoin o in cripto. Se al contrario la mia propensione al rischio è più bassa, vuoi perché non ho particolari entrate, vuoi perché non me la sento di rischiare più di tanto a fronte di un potenziale guadagno maggiore, allora mi conviene contenere
mantenere la mia esposizione in Bitcoin. Questo è un ragionamento, a mio parere, da fare a prescindere da quanto si crede nell'asset stesso, perché poi entra in gioco l'emotività e la psicologia. Una volta scelta l'allocazione target del proprio portafoglio, bisogna passare alla fase di esecuzione, che è quella più importante e più concreta di tutte. Esecuzione vuol dire, da un lato, mettere in pratica una strategia effettiva per arrivare a quel target di portafoglio che abbiamo, e dall'altra parte ovviamente la scelta del broker o dell'exchange sul quale operare e dello strumento per custodire in maniera sicura i propri Bitcoin. Partiamo dall'esecuzione, dalla pianificazione della strategia. La strategia più efficace, ormai ne abbiamo parlato in tutte le salse, per un investimento di lungo periodo è eseguire un piano di accumulo che abbia una periodicità tipicamente mensile. Abbiamo visto che la periodicità mensile è quella più efficace. Quindi, in sostanza, se noi abbiamo un portafoglio diversificato in un certo modo che abbiamo deciso e ci vogliamo mantenere quelle proporzioni, noi ogni mese, se partiamo da zero, per ipotesi, dovremo andare a fare un acquisto frammentato a seconda delle percentuali che abbiamo definito dei vari asset inclusi nel nostro portafoglio pianificato. Portare avanti ogni mese questa strategia senza esitazione e soprattutto senza modificarla in itinere. Ad esempio, il prezzo di Bitcoin ci sembra particolarmente alto, ci viene voglia di comprare un po' meno, è un errore, perché così facendo andiamo a modificare in maniera arbitraria il nostro piano d'accumulo introducendo delle variabili che non riusciamo a controllare. Quindi una cosa fondamentale per un investitore alle prime armi è che deve tenere sotto controllo soltanto una cosa, ovvero il rigore con il quale applica la sua strategia di piano d'accumulo. È una strategia completamente agnostica al prezzo, adatta davvero all'investitore alle prime armi, che serve proprio a mitigare sul lungo periodo il prezzo d'ingresso, mediandolo il più possibile. Non vi venga in mente neanche per sbaglio di provare a fare trading, quindi di comprare in basso per rivendere in alto, se non l'avete mai fatto in vita vostra o se siete alle prime armi. Così facendo vi garantisco che andrete incontro soltanto a perdite sicure. Chiaramente vi verrà una domanda da fare, ovvero: bene, io compro ogni mese con queste percentuali, ma nel frattempo ovviamente gli asset variano di prezzo, e se queste percentuali del mio portafoglio nel frattempo si modificano? Ed ecco che qui entra in gioco il concetto di ribilanciamento, che vedremo in realtà più avanti tra 5 minuti, perché prima vorrei parlare dei broker. Io vi posso portare ovviamente la mia esperienza. Io ne ho recensiti tanti e se cercate sul mio canale, proprio per aiutare anche l'investitore alle prime armi, ho cercato di selezionare quelli con cui mi sono trovato meglio e con le commissioni minori. Io vi posso dire senza esitazione che utilizzando The Rock Trading, che è un exchange italiano con basse commissioni, non avrete particolari problemi. Non è l'unico, perché esiste anche Conio, esiste Bitflyer, esiste Bitpanda, ce ne sono veramente tanti, però io vi posso dire che con questo mi sono trovato veramente bene. Oltre a The Rock Trading, per chi magari vuole investire anche in altcoins, non posso che consigliare Binance, che è il numero uno al mondo per volumi, per numerosità di altcoins e per fees, ovvero commissioni estremamente competitive. Tuttavia vi raccomando, una volta fatto l'acquisto, di non detenere, se non strettamente necessario, le vostre coin, i vostri Bitcoin sull'exchange, perché così facendo li mettete a rischio, perché detenendoli su una piattaforma di terzi, di fatto i Bitcoin sono loro, e se loro chiudono, se loro vengono hackerati, se succede qualsiasi cosa, i Bitcoin non sono in vostra proprietà. Quindi è fondamentale impossessarsi di un wallet con le proprie chiavi private dei propri Bitcoin. In base ovviamente alla somma che si vuole detenere, cambieranno le necessità del wallet da utilizzare. Se si parla di pochi spiccioli, è possibile anche semplicemente utilizzare il classico Trust Wallet, che è un'applicazione mobile estremamente affidabile, a mio parere, oppure Electrum, se si utilizza soltanto Bitcoin. C'è l'imbarazzo della scelta, l'importante è che sia un wallet non custodial, ovvero di cui noi abbiamo pieno possesso delle chiavi private. Se si parla di investimento, quindi si parla di cifre magari un po' più alte, vale la pena investire quel centinaio di euro in un hardware wallet, che può essere il Ledger, il Trezor, il Kobo Vault. Anche in questo caso ne ho recensiti di tutti i tipi, basta che li cerchiate sul mio canale e trovate tutte le informazioni che potete volere. Ritorniamo alla parte pratica del nostro investimento, ovvero abbiamo detto piano d'accumulo più ribilanciamento periodico. Il piano d'accumulo per arrivare all'esposizione
l'esposizione che abbiamo pianificato e il ribilanciamento per mantenerla. Nel decidere l'esposizione non ha senso, in particolare se si inizia con cifre relativamente piccole, diversificare in maniera esagerata, cioè dire bene, io prendo Bitcoin, Ethereum, questa, quella, quell'altra, 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 quell'altra e quell'altra, perché va a finire che si comincia a fare degli acquisti da 5, 6, 10 dollari, si paga di più in commissioni di prelievo e di movimento che altro. Quando c'è da fare il ribilanciamento si impazzisce e soprattutto ci si trova con 10.000 altcoin che poi potenzialmente possono arrivare a non valere niente. Infatti un altro allarme, un'altra campanellina che vi suono è proprio questa: non fatevi tentare dalla scommessa sulle altcoins. Questa è una cosa che molti fanno e che io ho fatto in passato e mi sono pentito di averla fatta. Perché? Perché fidatevi, se lo fate ve ne renderete conto anche voi magari tra un anno, le altcoins sono delle scommesse. Non esiste, per quanto mi riguarda, il concetto di investimento in altcoins. Sono dettate estremamente dalla speculazione, anche quelle altcoins che si riferiscono a progetti potenzialmente molto validi e molto in crescita, perché comunque dare un prezzo, un fair price all'altcoin è un'impresa veramente impossibile, vista appunto la speculazione enorme che c'è. Quindi è possibile che io acquisto un altcoin di un progetto che continua a crescere, a funzionare, e tra un anno me la trovo che vale un terzo, semplicemente perché il mercato funziona così. È un mercato estremamente volatile, già quello di Bitcoin, figuriamoci le altcoins. Quindi se volete fare la vostra scommessina sull'altcoin, va bene, fatela, però non esagerate e soprattutto non vedetela come un investimento. Arriviamo adesso all'ultimo punto, ovvero il ribilanciamento, punto estremamente importante. Per questo punto io giro un attimo lo schermo perché vi volevo far vedere in maniera concreta questo piccolo tool. Seguitemi. Il ribilanciamento del proprio portafoglio consiste, come vi dicevo, nel riportare, dopo un periodo magari in cui il mercato si è mosso, ha fluttuato, il proprio portafoglio complessivo alle percentuali predeterminate. Per fare ciò ci sono numerosissimi tool gratuiti in giro per il web. Io ve ne ho selezionato uno che è veramente che più semplice non si può, vi lascio il link se vi interessa giù nella descrizione, e sostanzialmente qua dovete riportare una fotografia del vostro portafoglio al momento in cui lo volete ribilanciare. Supponiamo che in questo momento io ho 10.000 dollari in Bitcoin, ovviamente bisogna riportare tutto al controvalore in dollari, 15.000 in stocks e 10.000 in oro, giusto per tenere l'ipotesi di portafoglio che abbiamo fatto prima, che vi ripeto è molto distante dalla mia, non prendetelo ovviamente come un consiglio di portafoglio, con obiettivo 20% Bitcoin, 60 stocks e 20 gold. Allora, innanzitutto qui ci fa già capire quanto siamo distanti dalla nostra allocazione target, ovvero abbiamo più Bitcoin rispetto a quanto ne dovremmo avere e abbiamo più oro e meno stocks. Quindi in sostanza già ci aspettiamo che ci farà vendere un po' di oro, un po' di Bitcoin e acquistare un po' di stocks per arrivare a questo controvalore. Come facciamo a vedere i numeri esatti? Allora, innanzitutto vi consiglio nelle impostazioni di tenere qui absolute nella prima voce, 1% nella percentuale necessaria di scostamento per attivare il ribilanciamento e minimum contribution amount 10 dollari, vedremo tra poco perché. Una volta fatto questo, se voi cliccate rebalance, vedete che vi fa la proposta di ribilanciamento, ovvero, come prevedibile, vendere 3.080 dollari di Bitcoin, vendere 3.080 dollari di oro e acquistare 6.160 dollari di stocks. Una volta che noi lo applichiamo, vediamo i nuovi controvalori bilanciati, più o meno ovviamente, perché chiaramente il ribilanciamento perfetto è pressoché impossibile, poi visto che i prezzi continuano a variare c'è sempre una tolleranza. Se a questo poi vogliamo andare ad aggiungere la nostra il nostro investimento mensile, qua sotto supponiamo di voler aggiungere 500 euro, voi qua vedete dollari ma potete immaginarli come euro, e clicchiamo contribute. In questo modo lui ci propone dove andarlo ad investire. Come mai ci dice tutto in stocks e non ce lo fa ripartire in tre? Perché ovviamente si tratta di 500 dollari, va ad aumentare il bilancio delle stocks dell'1%, non va ad alterare più di tanto il nostro portafoglio e ci evita di fare tante transazioni, quindi andando a spendere di più in commissioni che altro. E quindi questa è la nostra nuova fotografia del portafoglio. Dopo un mese possiamo andare a ricompilare questi valori con i valori di fine mese, vedremo di quanto si discosta dalle nostre percentuali
percentuali, ribilanceremo di nuovo e andremo a introdurre nuovamente la nostra somma mensile. In questo modo avremo sempre un portafoglio controllato, prima cosa fondamentale, ovvero non definito semplicemente dai prezzi, ma definito dalla nostra intenzione di investimento. E in seconda battuta questo va a incamerare molto bene, se ci pensate, le fluttuazioni. Perché? Immaginatevi che Bitcoin, che consiste nel 20% del nostro portafoglio, va a fare un più 50% e qui ci troveremo $10,000. In sostanza avremo ovviamente uno sbilanciamento a favore di Bitcoin, quindi ci dirà vendine un po' e ridistribuiscili negli altri asset. In particolare ci farà fare queste operazioni. Questo di fatto è una sorta di take profit, se ci pensate. Vuol dire andare a sfruttare la plusvalenza che Bitcoin ha generato per andarla a ridistribuire sugli altri asset. Quindi il ribilanciamento è come se ci andasse a gestire anche i take profit del portafoglio in maniera automatica e non speculativa. Allo stesso modo, se Bitcoin dovesse perdere buona parte del suo valore e arrivare, che ne so, a 4.000, lui ci andrebbe a suggerire, ribilanciando il portafoglio, di acquistare Bitcoin. E questo ci va a potenziare, diciamo così, il piano d'accumulo, andando a mediare ulteriormente il prezzo a ribasso. Questa è una strategia eccellente, per quanto mi riguarda, per andare a incamerare i profitti e ad ammortizzare le perdite, andando a migliorare il prezzo di carico, delle fluttuazioni, in particolare, ripeto, negli asset volatili, ottimizzando la performance dell'investimento sul lungo periodo. Amici, questo è quanto in realtà. Volevo darvi giusto delle pillole di base dedicate a chi sta iniziando a intraprendere la strada dell'investimento, in particolare in Bitcoin. Bisogna imparare a ragionare sul lungo periodo e non farsi tentare dai guadagni rapidi, cosa che ci intrappola in speculazioni e scommesse e non investimenti. Se qualcuno di voi, amici, ha altri suggerimenti da dare a qualcuno che sta iniziando a investire ora, per piacere lo faccia nei commenti, in modo da massimizzare la condivisione. Vi faccio un caro saluto e alla prossima.